Siamo arrivati in aereo in Spagna e poi da lì abbiamo preso la macchina e abbiamo girato tutto il Portogallo. A New York. Il primo una settimana fa e l'altro un anno fa. Sì, allora ho fatto un viaggio in Senegal e con un'associazione, una onlus. Credo in Marocco, un po' di anni fa ho fatto un mese da solo e viaggiando tra la Casablanca degli occidentali piuttosto che nel sud all'inizio del Sahara di una famiglia berbera. Beh, diciamo, visto che ci siamo spostati solamente in macchina, poco sostenibile. Beh, penso parecchio perché eravamo alloggiati a casa di locali. Ma credo di sì, alla fine ero a piedi, per cui mi sono mosso con mezzi del posto. Non ho mai dormito in hotel, ero sempre ospite. Il primo no, perché è stato turistico classico, e quella settimana scorsa sì, perché sono andato a seguire il movimento di Occupy Wall Street. La mia Itaca. Uscire indenni da questa crisi e vivere tutti felici. La mia Itaca, allora, dura, perché la decisione sarebbe tra un posto dove ci sono delle persone care sicuramente, un posto con un buon clima, magari sole, mare, e un posto con tante piste ciclabili, per esempio. Ce ne sono due in realtà di Itaca, che uno è il quartiere dove vivo, c'è San Salvario, a Torino, e l'altra è la Puglia, di cui sono figlio prediletto, quindi zona i Trulli. La mia Itaca, sono molto legato a Venezia, parte della mia famiglia viene da là e sono molto legato a quella idea di mezza terra, mezza acqua che si muove, che crolla, però devo dire che è dove ho degli amici che mi fanno sentire a casa. La mia Itaca è un po' questo.